No, sono sposato, ce l'ho allenato a questo. Poi quando ho sbattuto su... Ce l'ho allenato. Oh, yeah. Ce l'ho allenato a questo. Ciao. 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 Ti posso richiamare? Sì, è molto bello parlare di un armadio che durante guardavo una cova di un vampiro. Ma fa paura almeno? Sì, abbastanza. Avete visto Twilight? Ma sta zitto, non me la ricordo mai. Ma la cacchiata! Twilight! Non va paura di niente. A me questo tipo di film mi piace. Poi andare dietro a vedere Wings, cioè sì, ma è allora, sì, grazie, abbiamo bisogno. Si è bloccato. Siete stati voi. Aiuto! Aiuto! Dai che ci viene a salvare la bidella. Se non viene. Aiuto! Ma che c'avete paura pure voi? Sì, perché tu no? Io no, mi succede sempre nell'ascensore di casa. Ci vuole ben altro per mettermi paura. Solo una volta ho avuto paura. Stavo ritornando a casa dopo rientro pomeridiano. Quando vidi una persona che si aggirava per il viale. Era lui, il mio peggior compagno di classe della prima media. Era Felix, rivedente da 5 anni. Mi ricordai di quando, in assenza della professoressa, diedi un pugno ad uno per un motivo di cui nessuno sa. Quando la professoressa ritornò, fu accusato da tutti noi. Mi ricordai quella frase che ripete più volte: «Ve la farò pagare». Sapevo che aveva idee strane e allora iniziai a correre sempre, sempre di più, fino a fermarmi. Mi aveva bloccato. Ed iniziò il suo terrificante discorso. Mi riconosci? Mi riconosci? Felix! Ti ricordi quando avevo un pugno nello stomaco a Marco perché mi aveva solo il compito di storia? I tuoi amici non li vedrai più. Se ne andò. Continuai il mio ritorno a casa e il giorno dopo Marco non venne a scuola e neanche il giorno dopo ancora. Seppi dalla professoressa che si era trasferita in un'altra scuola. E non avevi visto il tuo amico? Ho provato a cercare a casa sua, ma si abitava un'altra famiglia. Ti sei messo paura per una coincidenza? Secondo me non è una coincidenza. Perché? Tu di che cosa hai paura? Io ho paura delle siringhe. Mio nonno è morto perché l'infermiera usa la siringa di un paziente malato di leucemia. Una notte sognai di essere in un cimitero e dall'altro lato c'era un uomo con un camice verde e con una siringa in mano. L'uomo in camice era mio nonno. Insieme a 3 infermieri mi presero e mi bloccarono mani e piedi. Mio nonno, con la siringa, mi trafisse e io morì. Vabbè, ma questo è solo un sogno. Non è una cosa vera. Io invece all'elementare ero terrorizzata a leggere in pubblico, vedevo tutti come in un sogno. Una volta dovevo leggere in classe, davanti alla maestra, che mi sembrava pronta a scrivere note brutte sul mio conto e a sgridarmi. I miei compagni di classe mi fissavano con i loro occhi e mi gridavano. Mi mettevano più paura, vedevo tutto deformato e sentivo rimbombare le loro voci. Era terrificante. I miei amici, ridendo, se ne andarono con la maestra, sbattendo così forte la porta che di colpo mi svegliai. Stai a comunicarlo alla padrona di casa. La brava donna decise di provvedere. No! Ma che dici? Ma che c'entra? Questo non fa paura. Lo racconto io un fatto veramente spaventoso. Io e mia mostra eravamo entrati di nascosto a scuola per scassinare il distributore automatico. Io scassinavo, Emma mi aiutava e Muso faceva il palo. Dopo qualche minuto mi accorgo che Emma e Muso non c'erano più. Decisi di andare a cercare nei corridoi vuoti della scuola.
Camminando intravidi delle tracce di terra. Improvvisamente sentì la voce di Emma. Terrorizzata, disse di aver visto una figura sfocata che prendeva Musu. Vediamo delle tracce di sangue a terra. No, basta, voglio uscire! Stanno chiamando i pompieri. Adesso vedete che tra poco saremo fuori. Continua a raccontare intanto. Sì, vai avanti. Quindi entrambi. Un grido stridulo ci fece scappare. Non trovammo la porta d'uscita. Era un incubo. Ci giriamo e vedemmo un suo. Alla fine la porta si aprì e riuscimmo ad uscire. Da quel giorno il distributore automatico ha un comportamento fuori dal normale. A me, ad esempio, è capitato che ho messo dei soldi ed è uscito un coltello affilato sporco di sangue. Ah! Ma chi ci crede? Ma chi è Musa? Non è vero! Aiuto! Aiuto! Dai, finalmente siamo salvi!